Buongiorno a tutti ragazzi da Poker Starter 3, come potete vedere in questo nuovo video vi porto l'ultimo set uscito giapponese Bandit Ring, quello che è, XY7, prima edizione. Vi faccio vedere un po' il box con Flareon, Registeel, Cottony e Gardevoir, che secondo me è una bellissima holo. Niente, partiamo subito. Ho messo come sfondo Groudon, Rayquaza e Kyogre, dato che ci sono tre fuori serie bellissime. Spero di riuscire a trovarne una. Comunque, intanto vediamo un po' come va questo box. Ho visto che ci sono delle probabilità molto alte di trovare una full art in questi box. Ho sentito di gente che ha comprato anche 25 box. Era un ragazzo americano e ha trovato 25 full art, o comunque fuori serie, o meglio. Quindi, oh, speriamo. Intanto vi faccio vedere il pacchetto, che è esattamente come l'artwork sulla copertina del box, e partiamo subito. Anche qui non ho scaricato la lista dei nomi in inglese, quindi molti non ne saprò o mi confonderò, a me pazienza. Allora, questo è il solito fogliettino promozionale che mettono. Partiamo. Questa è tipo Lightning Energy, qualcosa del genere. Baltoi, Enchantraits, Malamar, Golett e partiamo subito con Jolteon Holo. Di questo set la mia holo preferita è Gyarados Enchantraits, che è veramente fantastica. Intanto mi sono già preparata le sleeve e anche Entei, che è veramente fantastico. E DX, a me piace, devo dire, molto Mega Ampharos X. Non so, c'ha dei colori secondo me che sono fantastici, anche se non è una tra le più, diciamo, costose del set, di quelle che vale di più, però secondo me come colori è veramente bella. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Fatemi sapere magari nei commenti qual è la vostra preferita, DX, Full Art, Holo. Anche carte normali, perché ci sono dei bellissimi artwork. Allora, questa è Giant Leaf Forest, qualcosa del genere. Ralts, che non mi fa impazzire. Bellosso, bei colori. E Anown. Ah no, scusate, c'è un'altra. Entei. Questa qua è l'Uncommon, bellissima. Dunque abbiamo, sposto il box perché mi dà fastidio, Gyarados, Meo, Vaporeon, veramente bello, ogni tanto c'è già qualcosa, Porygon e Machamp Full Art, bellissima, spettacolare. Bellissimi colori. Ottimo. Quindi, come vedete, le full art si trovano. Davvero ottimo. Eccola qua. Lasciamo qua sullo sfondo, che non si vede, quindi niente, lo mettiamo giù. Ottimo, quindi già una full art trovata. Questa qua non è una delle mie preferite, però devo dire che vista sempre dal vivo è tutto un altro effetto. Questi ragazzuoli non so assolutamente come si chiamino. Relicant, Porygon 2, Wooper alle terme, che carino, tra l'altro in questi giorni si schiatta di caldo, quindi direi che è perfetto. E Tyranitar Spirit Link, che in giapponese lo chiamano Soul Link, penso. Quindi legame dell'anima, non legame mentale, non so poi perché è stato tradotto in questo modo. Ok. Abbiamo Cladle, Oddish, Quagsire nel fango, Spinarak e Volcarona Holo, che è una delle holo che non mi entusiasma del set. Comunque devo dire che
quasi tutte le carte hanno un artwork che mi piace, a parte appunto queste poche che ho trovato. Adesso speriamo di trovare qualche bomba. Allora, non so assolutamente cosa sia. Baltoi, non mi ricordo. Forse questo Baltoi. Beldum, non mi ricordo. Prima era Beldum, forse questo Baltoi, non mi ricordo. Seblai e bellissima. Tyranitar X. Questa è una di quelle, diciamo, più ricercate, visto, diciamo, la fama del Pokémon. Veramente bellissima. Ottimo. Allora, io tra le fuoriserie che ci sono, queste tre, diciamo, dei tre Pokémon shiny che hanno messo Full Art, a me quella che piace di più era Rayquaza, devo dire. Kyogre è quella che mi piace un po' meno vederla così al video, l'ho vista solo il video delle altre aperture di altri ragazzi, quindi non so bene. Wow, Entei Enchantraids, Holo, bellissima. Quindi non so, a me sembra quella meno bella. Kyogre, poi magari vista dal vivo è un'altra cosa. Comunque, intanto una della è la seconda Holo mia preferita del set dopo Gyarados. Questa è veramente bellissima. Spero si veda bene. Ok. Dunque abbiamo Sceptile, Spirit Link, Eevee, Cottonee, Metang e Lucky Helmet. Speriamo che porti fortuna. Dunque, Regirock, Golett, Magikarp, Rotom, bella questa carta, mi piace molto. Registeel, quindi due regi in un pacchetto, non male. Allora, Volcarona, questa secondo me è una gran carta. Cioè, i colori sono fantastici. Il Pokémon non è che lo ami particolarmente, però hanno fatto un ottimo lavoro sulla carta, devo dire. Hanno un Larvesta, Gloom e bellissimo, anche questo mi piace molto, Virizion Holo. Veramente bella. Quindi siamo già a 4 Holo e una Full Art e una Hex. Di solito ho visto, diciamo, la media dei box è una Full Art, due Hex e una Mega Hex. Solitamente ho visto questo. Quindi vediamo se questo box conferma. Dunque, questa qua è Hex Maniac, qualcosa del genere. Baltoi, Enchantraids, Porygon, Flareon e bellissima Ampharos Hex. Bella, la sua mega è favolosa. Magari la troviamo in questo box. Questa, anche questa non è male. Mi piace molto la full art di Ampharos normale. Vileplume, questa da quello che ho capito si gioca abbastanza. Neo, Combi, Sligoo, bella anche questa, Golem, Enchantraids. Non penso che manchino molti pacchetti. Porygon Z, Oddish, Gumi, Vespiquen e Level Ball. Dunque,
Questo non mi ricordo come si chiama. Ralts, anche Kirlia è molto bella, che non ho ancora trovato. Relicant, eccolo appunto. Kirlia, mi piacciono un sacco i colori. E Porygon Z Holo Ancient Raids, che non è affatto male. C'è questo alone attorno a Porygon che mi piace, sì, bello. Poi tanto a fine video, come anche il disco, ok, mi sono impavinata, come i video di Emerald Break, farò il recap poi a fine video di tutte le carte che ho trovato. Allora, abbiamo, questa è Bad Energy, non ricordo perché è un nome strano, Spinarak, Sableye, Whimsicott e Regice. Penso sia il terz'ultimo pacchetto, penso, presumo, non so bene. Comunque in questo set ci sono ben 16 ultra rare, che è una roba incredibile. Speriamo di trovarne il più possibile. Gyarados, Baltoi, Obeldum, non mi ricordo, Wooper, Inkay e Goodra Holo. Questa è una holo che non mi fa per niente impazzire, però abbastanza particolare. Dietro si vede anche Sligue e Gumi, non so se si vede, sì, forse sì. Quindi allora siamo già a 6 holo, quindi dovrebbe mancare solo una ex, se ho fatto giusto i calcoli, anche una mega ex, insomma qualcosa dovrebbe mancare, e mancano 4 pacchetti, vediamo. Allora, Ampharos Spirit Link, Golem, Magikarp, Cottonee e Baltoi, no, Cleidol. Oh, questo è il primo Metagross Ancient Raids, bello. Vespiquen Ancient Raids, bello, due Ancient Raids. Un pacchetto Eevee, Larvesta e eccola qua, la mega Sceptile X, che ha dei colori veramente bellissimi. Non si vede bene in camera, ma il verde è brillantissimo, veramente bello, ottimo. Quindi bene, diciamo box standard. Penultimo pacchetto, che non dovrebbe contenere niente. Dunque, Regirock, Malamar, Golett, Ralts e chiamiamola Flash Energy, Lightning Energy, non so. Ultimo pacchetto per questo box. Abbiamo Registeel, Persian, che è bellissima, mi piace molto questa carta. Combi, Paltoi, non me lo ricordo, scusatemi. E una holo, non me l'aspettavo. Gyarados, la mia preferita, Ancient Raids. Guardate che lavoro che hanno fatto con l'artwork. È veramente bellissima, secondo me. Quindi questo box è da 11. Se non ho sbagliato a contare, adesso facendo il recap. Allora, abbiamo trovato. Ottimo, quindi meglio per me. Dunque, Goodra, Virizion, Volcarona, Jolteon. Poi Entei, Porygon Z e Gyarados, che sono, ho trovato tutte e tre le Ancient Raids, bellissimo. Poi come ex ho trovato Ampharos, Tyranitar, Mega Sceptile e Machamp ex Full Art. Quindi ragazzi, fa 11 su un box giapponese, penso di sia abbastanza rara come cosa, perché non penso di averne mai visti. Comunque,
avete visto, l'ho aperto insieme a voi, ho trovato 11. Quindi bene ragazze, alla prossima apertura, ciao ciao.